Benvenuti a Tu per Tu, la rubrica di Competere Journal sullo sviluppo economico del e dal Mezzogiorno. Ospite in studio Raffaella Pignetti, presidente ASI Caserta. Benvenuta. Grazie. Presidente, il territorio di competenza del Consorzio ASI Caserta, suddiviso in 14 agglomerati industriali, su una superficie di 4.000 ettari, è il più vasto del Mezzogiorno e il quinto in Italia. Colpisce l'assenza di un piano regolatore scaduto nel 1981, che ha impedito per anni al Consorzio di assolvere alla sua funzione principale, ovvero favorire l'insediamento nella provincia di Caserta di nuove attività imprenditoriali. Sin dal momento del suo insediamento alla presidenza ha avviato l'iter tecnico-amministrativo per l'adozione del nuovo piano regolatore. Quali gli obiettivi principali fissati nel nuovo piano? Il piano regolatore occorre fondamentalmente per riappropriarsi del vincolo espropriativo, che è l'elemento appunto fondamentale per poter riportare lo sviluppo industriale nella provincia di Caserta. Al mio insediamento mi sono accorta che il piano regolatore era scaduto nel 1981 e nessuno mai aveva riavviato la procedura per renderlo nuovamente operativo. Attualmente abbiamo quasi terminato le procedure per l'area dell'agglomerato Aversa Nord e quindi a breve finalmente si potrà procedere con quello che è lo strumento di assegnazione dei terreni a prezzo calmierato, perché questo era l'elemento fondamentale di cui godeva il Consorzio ASI e quindi era anche la motivazione per cui erano nati i Consorzi ASI, e quindi quello di espropriare dei terreni e poterli assegnare al fine di poter produrre sul territorio lo sviluppo industriale. Dal punto di vista operativo ed economico-finanziario è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree industriali in forma diretta da parte dell'ASI. Come e quali vantaggi ne conseguono per il Consorzio? Il Consorzio ASI in realtà gestisce tutti quelli che sono i servizi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione. Questo dà la possibilità per il Consorzio di avere ovviamente delle entrate che consentono la gestione dei servizi a favore delle imprese. Quindi consistono nel poter gestire quello che è l'erogazione del servizio idrico, l'erogazione del servizio elettrico, la manutenzione delle strade, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Quella straordinaria ovviamente si ottiene attraverso quei finanziamenti che provengono dalla comunità europea o da ovviamente finanziamenti regionali che favoriscono attraverso il ripristino delle infrastrutture o l'ampliamento delle infrastrutture a favore dello sviluppo industriale, favoriscono ovviamente la crescita delle aziende già presenti e attraggono nuovi investimenti sul territorio. Nei primi tre anni della nuova gestione si è registrata la progressiva riduzione delle passività. Nel 2018 il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017 si è chiuso addirittura in positivo. Ricordiamo infatti che all'atto dell'insediamento del nuovo comitato i bilanci consortili degli ultimi sette anni si erano chiusi registrando passività per oltre 2 milioni di euro, un risultato storico per l'ente. A cosa lo imputa? Penso ad esempio anche al lavoro sugli impatti reputazionali che lei ha portato avanti con vigore dal suo insediamento. La provincia di Caserta negli ultimi mesi è saltata alle cronache italiane come l'ultima per vivibilità, ma anche l'ultima un po' per quella reputazione che trascina da tempo con quel marchio che va dalla terra dei fuochi a purtroppo una terra di camorra. Questo lo dico per in positivo, per invece portare questo risultato, che è un risultato ovviamente di un manager che ha preso in mano una situazione degradata nel tempo, che aveva portato ad una posizione finanziaria dell'ente tale da dover essere commissariato o comunque un carrozzone che andava soltanto chiuso, perché era così che veniva definito quando mi sono insediata. Ho preso in mano l'ente e con la responsabilità, come tutti dicono, del buon padre di famiglia, ma in realtà della buona madre di famiglia, perché è quello che sono, ho cercato di mettere in sesto l'ente compiendo diverse azioni. La più importante, che probabilmente in Campania non è stata ancora fatta da nessuno, è stata quella della riorganizzazione del personale, perché era il costo vivo dell'ente e
quindi senza fare tagli del personale, quindi con una responsabilità anche nei confronti di quelli che erano dipendenti, ma semplicemente ripristinando all'interno del consorzio degli emolumenti che fossero adeguati a quella che poteva essere la spesa che poteva sostenere l'ente. E quindi si è fatto un piano di riorganizzazione interna, che a me è costata molto, perché ovviamente ti scontri con delle persone che ti vedono come il nemico, ma in realtà ero l'amico, perché ho consentito ai dipendenti che sono all'interno dell'ente di rimanere per altri 60 anni, perché portando a una posizione finanziaria attualmente con un bilancio che chiude in positivo, ho garantito loro sia il grado reputazionale dell'ente, sia quello di un contenimento dei costi che gli possa prolungare la permanenza all'interno dell'ente per tantissimi anni. La seconda azione invece è stata un'azione che andava fatta, che era quella del recupero dei crediti, perché il bilancio ha una posizione debitoria pesante, ma aveva una posizione creditoria importante che non veniva affrontata, perché purtroppo quello che accade in questi enti e che io ho voluto debellare, e che per una sorta di favore verso il prossimo, definiamolo così, si evita di andare a riscuotere quelli che sono i crediti che si vantano. E quindi c'erano molti crediti che andavano incassati, c'era molto che non veniva rintracciato, perché non si faceva ovviamente una verifica approfondita su quelli che erano i crediti esigibili. Oggi ovviamente si è avviata questa operazione su tutto il territorio e il consorzio ASI ovviamente ha ripristinato una posizione, io non dico brillante, ma quasi, ritengo di poter dire che è ripartito alla grande, ed è uno degli enti in questo momento, penso in Campania, che è riuscita ad azzerare il bilancio, ma anche a cancellare la posizione debitoria in gran parte. Tra le prime attività poste in essere sotto la sua presidenza, la mappatura delle aziende dell'area ASI. Ne è risultato uno spazio fertile, uno spazio ricco di imprese. Conoscere la composizione qualitativa del territorio, quindi l'indotto, che ricaduta può avere sull'occupazione? Al mio insediamento mi sono accorta che non era presente una mappatura delle aziende all'interno del consorzio ASI. Ovviamente questo le farà capire che non avere la mappatura significa non avere lo strumento di controllo, né tantomeno lo strumento di sviluppo per il territorio. Per cui si è avviata la mappatura, che ormai è definita, una mappatura che ha fatto emergere la presenza di 2500 opifici industriali. Ricordo che quando ho fatto la prima volta la domanda ai dipendenti di quale fosse il numero delle aziende presenti, se ne conoscevano più o meno 500. Oggi sappiamo che ci sono 2500 opifici industriali e tra loro ci sono tantissimi opifici che sono diventati dei condomini industriali, perché questo è un nuovo fenomeno che c'è sul nostro territorio, che è un fenomeno che consente che all'interno dello stesso stabilimento ci siano più attività industriali e che quindi si condividano gli spazi. Ci dà l'opportunità di capire che cosa? Di capire qual è ovviamente l'attività prevalente che c'è sul nostro territorio. E quindi ci fa una mappatura che ci consente per codice Ateco di avere l'estratto di quella che è la peculiarità dell'area industriale e quindi di creare indotto. Questo ci consente di crescere, di fare attrazione per chi vuole venire ovviamente ad investire sul nostro territorio, perché ovviamente conoscendo quali sono le attività industriali si può creare un indotto, e soprattutto si dà l'opportunità alle aziende già presenti di conoscere quali sono le altre attività sul territorio, quindi di creare rete e di crescere insieme, perché ovviamente lo sviluppo industriale consiste anche nel marketing industriale, nel marketing territoriale e quindi nella promozione di tutte quelle che sono le attività industriali sul territorio verso l'esterno e dall'esterno verso di noi. A proposito di investimenti, la legge 123 del 2017, di conversione del decreto legge 91 del 2017, meglio noto come decreto Sud, ha introdotto le ZES, le zone economiche speciali, un importante strumento di accelerazione del sistema della intermodalità, dell'attrazione di nuove attività produttive e logistiche, della capacità di internazionalizzazione delle imprese della Campania. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni pochi giorni fa ha firmato il decreto che ratifica e convalida il piano strategico delle zone economiche speciali proposto dalla Regione Campania e deliberato lo scorso 28 marzo. Tra le aree interessate rientrano alcune afferenti il Consorzio ASI.
quali benefici fiscali e quali semplificazioni per le imprese che avviano un programma di investimenti e attività imprenditoriali nella ZES? Bene, noi dobbiamo innanzitutto ringraziare la Regione che ci ha dato l'opportunità ovviamente di inserire anche la provincia di Caserta e l'area industriale della provincia di Caserta, dell'Asia di Caserta, in questa opportunità delle ZES, perché è di questo che si tratta. In realtà le zone economiche speciali ci danno la possibilità, alle imprese che si inseriranno nelle aree da noi definite, perché il lavoro ha fatto un anche in questo caso un lavoro di delimitazione di quelle che potevano essere le aree di interesse, perché le zone economiche speciali devono essere delle aree retroportuali o comunque delle aree vicino a dei grandi porti che possono favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle aziende. Caserta è riuscita a rientrare grazie alla presenza dell'Interporto di Maddaloni, alla presenza del grande polo logistico che c'è a Marcianise, ma che c'è anche ad Aversa Nord. Infatti le aree che sono state interessate da, per quanto riguarda la provincia di Caserta, da questo intervento del governo e regionale sono l'agglomerato Aversa Nord, l'agglomerato Marcianise Maddaloni. Quali sono i vantaggi? Fiscalmente i vantaggi sono la possibilità di, per il credito di imposta, di recuperare fino a 50 milioni di euro entro, per soldi spesi entro il 31 dicembre del 2020, quindi al 2020, come lo definisco io, e soprattutto la possibilità per chi investe in queste zone di avere delle facilitazioni amministrative, quindi del velocizzare le procedure, che sono quelle che affliggono in realtà gli imprenditori, che lamentano una macchina burocratica molto lenta. Quindi avranno ovviamente una doppia agevolazione per insediarsi nelle nostre aree industriali. Ovviamente per il mio consorzio è un grande vanto essere rientrata in queste zone economiche speciali, perché significa promuovere ulteriormente, oltre a tutti gli interventi che sono stati fatti, ulteriormente la nostra area, al fine di continuare ad attrarre nuove aziende che si vogliono insediare e a favorire quelle già presenti, perché gli strumenti sono a favore anche delle aziende già presenti. Con l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 approvato all'unanimità dal Consiglio Generale del Consorzio ASI Caserta, si procederà alla realizzazione di importanti interventi infrastrutturali finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli agglomerati industriali. Gli interventi, per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro, riguardano in primis la riqualificazione delle zone industriali di Aversa Nord e Marcianise. Ci può illustrare i dettagli? Il finanziamento di cui lei parla è un finanziamento che arriva dal Ministero degli Interni, che è destinato al ripristino della legalità nella Terra dei Fuochi. È un PON legalità per la Terra dei Fuochi, che prevede sorveglianza e vigilanza ambientale. Si installeranno delle telecamere e dei nasi artificiali che vigileranno eventuali immissioni di rifiuti all'interno dell'area industriale, e che attraverso molti punti di accesso che sono previsti nell'agglomerato Caserta Ponte Selice, Marcianise Maddaloni e l'agglomerato Aversa Nord, che poi racchiude i comuni di Teverola, Carinaro, Gricignano e D'Aversa. Ci saranno ovviamente delle telecamere che faranno anche il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle targhe, e che quindi ci aiuteranno a sconfiggere quel fenomeno di aggressione nei confronti delle aree industriali, e serviranno sia ai soggetti criminali che vogliono immettere ovviamente materiale tossico, ma anche alla sicurezza degli industriali, che ovviamente si trova in un'area industriale che è anche caratteristica per il fatto di essere open, perché la nostra area industriale è una delle poche in Italia ad essere aperta. Noi non abbiamo varchi di accesso. I varchi di accesso saranno dei varchi con le telecamere, quindi che daranno la possibilità di continuare ad avere questa conformazione open, che a mio avviso
avviso favorisce anche l'interrelazione tra le aziende, ma favorisce anche lo sviluppo, ma allo stesso tempo questo importante investimento che il Ministero degli Interni ovviamente continuerà a seguire attraverso il controllo delle immagini e quindi ci darà l'opportunità di avere un'area industriale sicura ma allo stesso tempo aperta. Per quanto concerne la vigilanza, dal 2015 è in vigore un protocollo d'intesa tra l'ANAC di Cantone e l'ASI Caserta relativo alla vigilanza collaborativa. Quali sono state le condizioni necessarie alla stipula del protocollo d'intesa? L'attività di vigilanza collaborativa a cosa fa riferimento? L'attività di vigilanza collaborativa riguarda i grandi progetti. In realtà quando sono arrivata all'ASI di Caserta, nel vecchio POR regionale erano previsti 60 milioni di euro destinati all'ASI Caserta per le infrastrutture, perché ci sono tanti progetti, questo di cui abbiamo appena parlato è un progetto finalizzato alla videosorveglianza, ma ci sono tanti progetti infrastrutturali come la rete idrica, perché si immagini che nell'area dell'agglomerato Aversa Nord non è completa la rete idrica, quindi in alcuni opifici industriali c'è ancora bisogno dell'acqua potabile, quindi sono dei grandi investimenti da fare e il protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC serviva a tutta la parte di preparazione, quindi propedeutica ai bandi da trasmettere attraverso il patto di legalità con la prefettura, da trasmettere poi alle stazioni appaltanti, quindi in realtà è stato bivalente, è stato un riconoscimento per la credibilità del mandato che stavamo eseguendo, perché è così, perché il livello reputazionale che ha raggiunto il Consorzio ASI ci ha consentito di fare accesso a questo strumento e allo stesso tempo è stato uno strumento per snellire le procedure per i bandi da preparare e soprattutto per averli alla perfezione, perché ovviamente uno degli elementi fondamentali nella nostra provincia che ha pur sempre l'etichetta di essere una provincia difficile è quella di riuscire ad avere accesso ai finanziamenti con la serenità della trasparenza delle procedure. Lei ripete spesso quanto sia importante l'educazione all'imprenditorialità nella sua trasversalità e da auspicarsi come strutturale nei percorsi curriculari della scuola italiana. Ma cosa deve intendersi per competenza e per cultura imprenditoriale e a che età sarebbe opportuno iniziare l'iter formativo? Noi come consorzio abbiamo partecipato a più iniziative promosse dalle scuole che vogliono favorire l'inserimento dei giovani attraverso l'alternanza scuola-lavoro all'interno delle imprese. Io ho promosso e ho partecipato a queste iniziative perché ritengo che insegnare ai giovani come fare impresa, ma anche come stare nell'impresa, perché ovviamente non tutti potranno fare gli imprenditori, molti dovranno lavorare all'interno delle nostre imprese, che sono tante presenti sul nostro territorio, e ritengo che quello dello strumento dell'alternanza scuola-lavoro utilizzato opportunamente e quindi utilizzato al fine di mostrare ai giovani cosa significa fare impresa e cosa significa poter lavorare per un'impresa sia importante sin dall'età scolastica obbligatoria, perché è un momento di crescita fondamentale per quelli che vorranno poi intraprendere l'università e quindi accrescere le loro conoscenze, ma anche per quegli giovani che vorranno inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, che avendo avuto un primo contatto avranno anche la percezione diretta con quello che è il mondo del lavoro. Presidente, desidero chiudere questa interessante intervista con una domanda sulle pari opportunità. Lei è la prima donna ad essere stata eletta alla presidenza di un consorzio industriale. Sente il peso della responsabilità e, in particolare, come vive questa esperienza? Le do due risposte. Una gliela dà il presidente, l'altra gliela dà Raffaella. La prima, quella da presidente, è che è un vero peccato che ad essere presidente di un'area industriale ci sia una sola donna in Italia, e che il peso lo sento, ma allo stesso tempo sento l'esigenza di voler diffondere e di voler moltiplicare la presenza delle donne nei ruoli apicali, che siano dei ruoli apicali veri, perché lo spazio che è lasciato alle donne purtroppo molto spesso è uno spazio non realmente
esecutivo, quindi sono dei ruoli assegnati che non hanno dei veri poteri esecutivi. Quindi il mio è un ruolo esecutivo, io sto cercando ovviamente di portarlo avanti con la mia determinazione, che in uno spazio così stretto ovviamente molto spesso lo faccio sgomitando. Raffaella invece vorrebbe lasciare il messaggio che per entrare nel mondo del lavoro, per entrare nel mondo della pubblica amministrazione, ma nei ruoli politici, apicali e non politici, quindi amministrativi, è molto difficile, è molto pesante, lo è ancora di più se a 360 gradi quella donna è impegnata in tantissime attività come quello della mamma, perché la verità è che l'apertura non è quella molto decantata, ma è una finta apertura, e quindi le persone come me che ci sono riuscite devono essere d'esempio, devono impegnarsi con il doppio della fatica a dimostrare quello che si può fare e di quanto può essere importante e quanto può portare equilibrio una donna all'interno di una rete di persone, all'interno di un CDA, all'interno di un potere decisionale. Ringrazio Raffaella Pignetti per essere stata con noi, vi do appuntamento al prossimo Tu per Tu di Competere Journal.